Ciao raga, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi grande review di Brozovic e di McKennie, due giocatori super chiacchierati di questa fantastica promo degli Showdown che ci terrà compagnia per una settimana in vista dei Tots, forse, boh, non lo sappiamo. Mettetevi comodi che iniziamo subito con le clip. Partiamo dal centrocampista dell'Inter che, come potete vedere, palla al piede quando si va a proporre in fase offensiva, se la cava abbastanza bene, non c'ha questo grande speed boost, ma al contrario con l'L2 va veramente come un treno. Davanti la porta non è un finalizzatore implacabile, ovviamente non vi aspettate chissà quali cose, però vedete qua ancora una volta con l'L2 come è scivolato benissimo sulla linea di passaggio, qui intercetto automatico, e guardate qua come si fa praticamente tutta la verticale sull'altro mediano, arriva un'altra volta in aria con l'L2 velocissimo. C'ha un grande tiro a giro, infatti nei suoi traits, qua l'ha pennellata all'angolino, vedete ancora una volta che a livello di progressione non è che ci siamo, ma non è che ce lo dobbiamo aspettare, e invece il work rate mi sembra un po' cannato, perché guardate qua come torna benissimo in area di rigore, ed non è una cosa scontata dopo la patch. Passando invece a McKennie, qua totalmente recupero automatico, avete visto come io non l'avessi selezionato minimamente, qua bello prepotente con questo contrasto, quindi si fa sentire, al contrario di Brozovic, grande speed boost, come potete vedere, si fanno sentire quelle lunghe leve e la differenza di velocità. Poi qua aspetto che prenda posizione perché voglio testare un po' anche il suo tiro da fuori, e devo dire che tiro da fuori c'è, si è fatto trovare pronto anche su quel punto di vista lì. Buoni pure i passaggi, devo dire, qua driven pass che ha portato alla rete, qua nuovamente si fa trovare ottimamente sulla linea di passaggio e la va a chiudere due volte con questa deviazione con l'L2 grazie alla sua agilità. Speed boost che non è poi così costante, però di base ce l'ha buono. Qua ancora una volta col fisico, buon recupero palla. E vedete com'è agile, cioè palla al piede è tremendamente agile nonostante il body type stocky. Io non mi aspettavo che fosse così. Qua ancora una volta con l'L2 si piazza benissimo su sta linea di passaggio, quindi entrambi secondo me promossissimi. Allora raga, dopo averli provati sono un po' in difficoltà, devo dire. Partiamo da McKennie, ma visto che il costo è molto contenuto sia del giocatore della Juve che di Brozovic, quasi quasi, viste tutte le carte del me che andiamo a fare, i pick, i pack, eccetera, che dai quali troviamo Shearer, Larsson e chi più ne ha più ne metta, io questi pure per tenerli nel club, onestamente, se fatti per 70-80k me li sbloccherei. Però veniamo al rendimento. Allora, McKennie è 1,83 m, alto, 3-3. Che onestamente è un po' un problema, almeno avere un 4 di skill o un 4 di piede debole avrebbe sicuramente aiutato, e ha un body type average. E questa cosa mi dava un po' fastidio, però in realtà quando ci ho messo le mani per provarlo, sto body type average non si sente come si sente magari su un Muriel. Quell'85 di agilità pare molto di più. Palla al piede se la cavicchia abbastanza bene, l'equilibrio non è un gigantesco problema, la reattività pure con l'L2 devo dire molto molto fast, mi è parso abbastanza automatico, non è il centrocampista più automatico che io abbia provato in vita mia, questo sicuramente, però tante intercettazioni, alle volte cercava di fare un'animazione che non gli apparteneva perché comunque essendo 1,83 m cercava di mettere la gamba su passaggi dove non poteva arrivare, quindi questo magari vi faceva perdere quel frangente e l'avversario vi partiva, però tolto questo, in fase difensiva top, perché anche con il raddoppio si attacca bene all'uomo, visto l'85 di aggressività, è molto veloce, c'ha un tiro da fuori della Madonna, gli avete visto tirare quella saetta terraria all'incrocio, quindi anche per quanto riguarda, diciamo, il tiro può dare qualche fastidio agli avversari. Io l'ho giocato mediano in un 4-4-2, secondo me può giocare anche CC, però se dobbiamo pensare ad un CC io a quel punto andrei più su Brozovic. Anche lui mi è piaciuto tanto, rispetto a McKennie il prezzo, vi ho detto, bene o male è quello. La cosa che cambia è il 4 di piede debole, e così come con McKennie il body type non si sente tanto, con Brozovic non si sente troppo questo normale normale, anzi sembra quasi avere una sorta di
alto alto o quantomeno normale alto, l'avete visto in difesa quanto tornava dietro, e non è una cosa banale perché con la patch i centrocampisti non dovrebbero più fare questi movimenti fino ad arretrare sulla linea dei difensori, e mi è piaciuto tanto perché veniva a fare ovviamente densità e ti dava superiorità numerica quando stavi difendendo. Poi, una cosa che non ho detto su McKennie, che ha anche un bello speed boost, una bella progressione palla al piede, cosa che invece questo Brozovic non ha. Infatti la differenza di velocità c'è, si sente e si vede anche. Anche lui con l'L2 si muove bene, la reattività non è un problema perché è ben compensata da agilità, equilibrio e un body type migliore, quindi con l'L2 reagisce tanto. Molto preciso anche lui nei contrasti, il raddoppio puntuale, intercetta tanto. Alle volte avevo posato la mano dal joystick per segnare il minutaggio delle clip, alzavo lo sguardo, vedevo che sto Brozovic aveva recuperato palla. Quello che gli dà una grossissima mano per sopperire al problema del work rate e l'aggressività a 99, che veramente fa sì che sto coso diventi un francobollo sugli avversari fino a quando non ha recuperato il pallone. Quindi secondo me la vera risposta a chi è meglio tra McKennie e Brozovic è difficile da darla, così come è difficile anche fare una prediction su chi possa prendere l'upgrade, perché la Juve gioca in casa, l'Inter viene da un periodo non facile, perdere un'ulteriore partita in ottica scudetto sarebbe gravissimo. Non lo so, forse mi aspetto un pari, quindi un upgrade per tutti e due. Boh, questo è un grosso punto di domanda che lo scopriremo domani sera. Però per il resto forse direi McKennie se più vi serve un mediano, Brozovic se invece vi serve di più un CC. Perché poi sto Brozovic c'ha pure il tiro di precisione come traits, e quando arriva là la smarmella col destro fa veramente delle belle robe. Quindi mi è piaciuto anche lui. Già so che adesso la domanda successiva è... meglio McKennie o Tonali? Meglio McKennie o Barella? Meglio Brozovic o Barella? Meglio Brozovic o Tonali? Parliamone, perché come vi ho detto Tonali io l'ho trovato estremamente difensivo, quindi palla al piede era abbastanza troncoide, anche lui si arretrava tanto sulla linea dei difensori, però faceva male le due fasi, quindi magari ci potreste piazzare un Tonali e un McKennie, che comunque vi fa bene anche la fase di impostazione, possono coesistere. Potete tranquillamente andare a mettere invece Brozovic al posto di Tonali, se vicino ci mettete lo stesso McKennie o ci mettete un giocatore... avete già un giocatore difensivo, potete tranquillamente affiancare Tonali a Brozovic, visto che Tonali fa un po' più difesa e Brozovic fa un po' entrambe le fasi, quindi questo Tonali non è assolutamente da buttare. Quello che forse è diventato un po' più antico tra i tre è Barella, perché comunque anche lui è un 3-3, è quello che ha meno stats per quanto riguarda la difesa, almeno sulla carta, ma anche poi andando a vedere lettura difensiva 81. Forse in game è quello un po' più agilotto, però è anche aiutato dal body type perché è 1,72 m. Quindi secondo me la risposta ai dilemmi è che Barella rimane un po' più indietro al momento, mentre Tonali può tranquillamente essere affiancato a uno di questi due, che vanno anche un po' a far sparire che sì, che ormai nel gioco si è fatto un po' antiquato. Quindi diciamo questo per chiarire un po' il quadro. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere voi nei commenti se avete sbloccato uno dei due, se li avete sbloccati entrambi, come vi sono sembrati McKennie e il buon Brozzo. Vi ricordo in descrizione la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni e probabilmente anche adesso mentre state vedendo questo video. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, Sadone Liberoschi, ciao!